Questo Vangelo lo conosciamo tutti. Dobbiamo ringraziare anzitutto il Signore che ce lo fa leggere oggi. Non abbiamo predisposto questo, è vero, visto. È venuto naturalmente. Faccio solo alcune osservazioni. Il vasetto d'alabastro che Maria ha versato, vedremo poi come, dove, sul corpo del Signore, era prezioso. Quindi prima di tutto al Signore bisogna dare cose preziose, senza risparmio. Il meglio possibile di quello che abbiamo. Tanto che gli apostoli hanno protestato. E il Signore cosa ha fatto? Li ha lasciati protestare, anzi li ha rimproverati per il suo loro protesta. Avevano fatto un calcolo, sapevano che quell'unguento costava molto. Dice un altro evangelista, 300 danari, cioè l'equivalente di 300 giornate di lavoro. E Maria lo ha speso in un anno. Non ha calcolato che quell'unguento poteva valere 300 giornate di lavoro. L'hanno calcolato i discepoli. Matteo sembra dire tutti i discepoli. Marco aggiunge alcuni dei discepoli. E Giovanni precisa. Chi l'ha calcolato? Giuda e Tradito. Perché? Perché dice Giovanni era ladro e portava la borsa dove si vedeva quello che la gente dava. Dunque uno spreco, e al Signore bisogna dare senza timore mai di sprecare e lasciando che chi ha l'occhio cattivo morti. Voi, noi stiamo facendo degli sprechi, non ancora abbastanza, sprechi ancora con un certo giudizio, ma dovremmo farli senza giudizio e lasciando dire coloro che hanno l'occhio cattivo, come ricordate nella parabola degli operai della vigna, quelli che sono stati pagati per primi e che hanno avuto lo stesso ricompensa di quelli che hanno lavorato meno. E il Signore ha detto, se tu hai all'operaio che si lamentava, quello che aveva lavorato tutti i giorni, se tu hai l'occhio cattivo e io voglio fare quello del mio, quello che ho, col Signore non bisogna avere nessuno. Per lasciare che gli altri pregare perché gli altri capiscano e lasciare eventualmente, se restano ciechi, con l'occhio cattivo, che no. Non curarsi, in questo proprio lo dobbiamo fare, non ci dobbiamo curare delle opinioni degli altri, dell'opinione soprattutto dei montani, di coloro che magari sprecano in una serata un capitale, ma che stanno a osservare come sprechiamo. Seconda osservazione. Matteo dice che Maria, con questo unguento, lo versò sul capo di Gesù. Luca, nell'episodio parallelo, che forse poi è lo stesso, dice che lo versò sui piedi. E Giovanni dice espressamente che lo versò sui piedi. Dove l'ha versato? Secondo me sulla testa e sui piedi. Su tutto il corpo. Perché allora, ancora meglio, significa quello che il Signore voleva che significasse e che poi espressamente ha detto nell'interpretazione del gesto di Maria. Giovanni aggiunge una terza cosa molto importante, che la casa fu piena del profumo. Dunque, chi spreca per il Signore non solo riempie lui del dovuto onore, ma riempie tutta la casa del profumo, cioè tutta la casa, tutta la chiesa, tutta la chiesa. Anche se fosse una chiesa piccola come questa, viene riempita, ma riempita tutta la chiesa, l'universo della chiesa, la chiesa universale. Chi profuma il Signore
da un gesto che ha una ripercussione universale, che il Signore, dopo aver manifestato un'opinione del tutto diversa da quella dei discepoli, che diceva spreco, ha interpretato il gesto nel significato giusto, lo ha fatto per la mia salvezza. Ma poi dice congiuntamente, ecco, congiungo le due cose in uno, che dovunque fosse stato predicato il Vangelo, ivi si sarebbe ricordato questo gesto di magnanimità. Non solo è universale, perfetto, ma è eterno, sino alla fine del mondo. E ancora noi, dopo 2000 anni, parliamo del gesto di magnanimità, fatto per la sepoltura del Signore, in vista, dice Giovanni, della sepoltura. Quindi, inserito nel mistero pasquale di morte e di risurrezione del Signore. Ecco perché non è un mistero, perché è inserito in quell'atto eterno nel quale tutta la salvezza del mondo è realizzata. Dobbiamo prendere per tutti noi queste cose e imparare ad essere infinitamente larghi e generosi col Signore. Osservate che in questo testo si stabilisce una verità fondamentale che serve anche per interpretare certe difficoltà dei testi precedenti, in particolare la fine del capitolo 25 di Matteo, la parabola del giudizio universale. È chiaro che Gesù è presente nei cuori, ma è chiaro che lui personalmente è presente in una maniera tutta speciale, molto più. Lo dobbiamo riconoscere nel cuore, ma alla sua persona, che è la persona stessa del Figlio di Dio incarnato, va un omaggio infinitamente più grande. Direttamente e personalmente l'amore deve essere personalizzato. Sì, sale a Gesù anche l'amore che noi portiamo per il popolo, ma l'amore personale per Gesù è infinitamente più grande. Il Signore nel capitolo 25, l'ultimo tratto, celebra coloro che hanno prestato ai poveri, ai sofferenti, agli umiliati, agli ammalati, ai carcerati, le loro cure, vedendo in esse il Signore. Ma qui, in questo capitolo che segue immediatamente, rimette le cose a posto. Ciò che è fatto direttamente a lui ha un valore infinito ed eterno, perché a te solo, buon Signore, si confanno cuori onore, a te ogni laude. Susanna, Susanna, arriva e tracchete, sei il best, sei il tavolo, hai il site per il vizio che avevi. Kayak! E adesso vai a Gerusalemme in penitenza. Non lo so, vieni sotto. Da un tempo tu, Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria nuvole in maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Siamo molto contenti. Noi andiamo giù. C'è chi no? Sai usare? Andiamo giù. Chi? Trovato mio Signore, per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si
laudato per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello, giocondo e robusto e forte. No, così va bene, basta così. Ma ti sei infilato un gelato nel occhio? Feste. Dove si va a mangiare? Sorride e non desiste. Scappiamo, Ridere. Giacchino, vieni a prendere il pane. Il pane? No, devi dire di là. Ma dai, dove si mangia? Si laudato mio signore per la nostra madre terra, è la re che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. Siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.